Allora, sono qua con Fabrizio, un mio caro amico, anche se lui non lo sa, lo è. È tra le persone più intelligenti che conosco ad oggi. Quindi, ecco qua, adesso gli mostro l'ultima mia opera e vediamo come reagisce. Non ha mai tempo e gli faccio vedere un'opera costruita sul tempo. È un lombardo, sempre all'opera, non l'ho mai visto fermo. Vai. Ok, allora ti faccio vedere questa cosa qui, 60 secondi ti rubo, se sono di più mi bastonerai. Allora, sono qua con Fabrizio, fermati un attimo. Che cosa sono questi qui, secondo te? Gli ottagoni. Bravo, praticamente qua stai vedendo un giro di rotazione che è composto, vedi questo qui, sono 18 mattonelle messe giù al labirinto e 18 sfere messe diciamo in continuo. Tu camminando, cammini su 366 sfere di queste qui, vedi da un centimetro per un centimetro, cammini su e fai un percorso dove non passi mai due volte sulla stessa sfera. Secondo te è un'opera intelligente o no? Dimmi. Vorrei vederla realizzata prima di Ecco, capire ok, se la però faccio. capisci già che sono delle mattonelle che si possono mettere in maniera anche, diciamo, ortogonale, vedi? Bella E ortogonale come fanno a stare sulle sfere? domanda. Ortogonale come fanno a stare sulle sfere? Bella domanda, non lo so, però ce le faremo stare su. Nel senso che, secondo me, adesso ho già il piano, quindi un piano d'appoggio, le 366 stanno su. Mettendone una ogni sono scala 1 a 1, vedi? 1 a 1 a 1, alla fine dei 366 fai 61, che è il numero primo, come tu ben sai, e 6, che è il numero, diciamo, migliore numero al mondo, perché lo fai dividere per 2, 2 più 2 fa 4, sì, vabbè, ti risparmia tutta l'ambaradan, e praticamente qui stai vedendo un giro di rotazione, 1440 minuti composti da una sfera da un centimetro, cosa ne pensi? Secondo te, a livello mnemonico, Fammelo vedere realizzato, poi ti dirò cosa ne ok, penso. ti Va ringrazio. bene. È un tombò de femme, ha degli occhi No, stupendi, non le vuole non ti vedere? mando cagare perché, Il mondo visione, eh? cazzi tuoi, Esatto. ciao bello!